Ciao, sono Marco e oggi in questo episodio di Chiacchiere con te andremo a fare una degustazione dove metteremo a confronto dei tè verdi giapponesi. Abbiamo già parlato a lungo negli scorsi video di questa tipologia di tè che sappiamo in Giappone essere trattata con il massimo della cura e davvero la produzione in Giappone di questo tipo di tè è fatta davvero a modo, soprattutto dal Giappone viene esportato tantissimo questo tipo di tè e oggi in particolare andiamo a provare uno shincha, un sencha e un bancha. Allora, questi tre tipi di tè, nonostante abbiano tre nomi diversi, sono diciamo diversi raccolti delle stesse camelie, però diciamo spalmati nel tempo e fatti in diversi momenti dell'anno. Ora, alcuni di questi tè magari vengono raccolti una sola volta all'anno, nel senso che non per forza dalle camelie da cui si è fatto lo shincha, allora per forza bisogna fare anche sencha e bancha o viceversa. Quello dipende un po' dal cultivar, dalla regione in cui vengono coltivati questi tè, un po' le condizioni di crescita della pianta in generale. E allora andrò appunto a fare una degustazione poiché vorrò un po' parlare di che cosa comporta questo diverso periodo di raccolta poi nel risultato finale, quindi nella nostra tazza di tè a livello di sapori. Prima di andare a fare la degustazione però vi volevo fare vedere un po' più da vicino le foglie di questi tè. Il primo che vi mostro è questo, che è appunto lo shincha. Lo shincha, come anche dice il suo nome, che significa nuovo tè, è proprio il primo raccolto che viene fatto in primavera. Vedete che in genere lo shincha le foglie sono abbastanza piccole e sono di questo colore verde scuro, quasi un po' lucido anche se vogliamo, quindi ecco, traspare proprio tutta la freschezza della foglia. Successivamente abbiamo il sencha. Qui abbiamo un risultato che a livello visivo è abbastanza simile allo shincha. Le foglie sono un pochettino più grandi e non tutte hanno magari quell'effetto lucido che trovavamo nello shincha, però ecco, le differenze qua a livello macroscopico sono poche, ma andremo poi a vedere nel sapore che cosa cambierà di più fra queste due tipologie di tè. Il sencha di solito può essere appunto è un secondo raccolto che magari viene fatto un po' più tardi, quindi già magari verso la fine d'aprile, l'inizio di maggio. E appunto sencha vuol dire diciamo tè cotto, dove quel cotto però sta a diciamo un po' riprendere, se vogliamo tradurre più fedelmente, diciamo cotto a vapore, perché come sappiamo i tè verdi giapponesi, a differenza di quelli cinesi, subiscono il processo di uccisione del verde tramite vapore e non tramite cottura nei famosi wok che vengono scaldati a carbone. Le foglie dell'ultimo tè che vi faccio vedere invece sono quelle del bancha. Questo di solito è un tè che viene raccolto a stagione finita, diciamo bancha, il nome stesso di questo tè significa tè raccolto al di fuori della principale stagione, in questo caso si intende la primavera. Infatti questo tè magari viene spesso raccolto in estate o addirittura in autunno, e a livello visivo avete visto che le foglie non hanno quell'effetto lucido, sono un po' più grandi, ci sono delle anche colorazioni un po' giallognole qua e là, però comunque questo tè può avere i suoi pregi che vedremo adesso un po' più da vicino mentre andiamo a provare questi tè. Io adesso qua ho selezionato già all'incirca 4 grammi e mezzo di foglie per ognuno di questi tè e adesso andrò ad infonderle in queste teiere, che appunto sono le classiche Kyuzu, quindi teiere giapponesi con il manico laterale, che appunto ci aiuterà a gestire bene l'infusione di questi tè. Come vi dicevo, ho preparato 4 grammi e mezzo di foglie e le andrò a infondere su circa
100 ml di acqua. I tempi di infusione saranno abbastanza lunghi, io farò una sola infusione di 1 minuto circa, quindi mi vado a munire di cronometro per tenere al meglio il tempo di infusione e soprattutto mi serve un attimo di questa Gong Dao Bei per raffreddare un pochino l'acqua, perché adesso ho un'acqua intorno agli 80 gradi, però che appunto è un pochino troppo alta per questi tipi di tè, in quanto io comunque preferisco magari utilizzare un'acqua intorno ai 70 gradi, quindi versando prima l'acqua nel Gong Dao Bei la raffredderò un pochino e così facendo poi avrò la temperatura ottimale per l'infusione di questi tè. Allora, adesso vado un attimo allora, innanzitutto a mettere le foglie nelle mie teiere. Questo è il primo. Questo è il secondo. Ok. Queste teiere hanno un fondo largo e piatto che è ottimo ad accogliere le foglie di questi tè. Ok, perfetto. Adesso vado a prendere invece delle tazzine. Ne ho di diversi tipi, ne ho due per ogni teiera, una non in vetro e l'altra in vetro. Ne ho appunto portata una in vetro per farvi vedere bene anche come cambia il colore. Di questi tè una volta infusi, mentre l'altra tazza mi serve principalmente per non perdere del tè, poiché queste tazzine in vetro piccoline rischierei di riempirle fino a strabordare e dopo dover perdere del tè. Quindi, allora, vado a prendere dell'acqua. Ecco qua. Preparo il mio cronometro, così almeno conto poi il minuto esatto per ognuno di questi tè. Ok, vado a versare quindi per il primo. Ok, ecco, ricordiamo che questi comunque sono tè verdi, ed essendo tè verdi quindi non andremo a fare come magari mi vedete spesso fare con il metodo di infusione orientale, andare a fare quel primo risciacquo delle foglie. Qui quel risciacquo lo utilizziamo invece perché i tè verdi sono subito molto reattivi e pronti a darci i sapori che ci servono. Nel frattempo vado già a preparare anche il secondo. Ok, ecco. E nel frattempo vado a versare lo shincha. Ok, lo sto versando appunto alla maniera che bisognerebbe fare con i tè verdi giapponesi, quindi non avendo qui un Gong Dao Bei come nel Gong Fu Cha, vado a fare diciamo una piccola versata per ognuna delle due tazze, così che vado a mescolare poi il risultato finale direttamente nella tazzina da cui andrò a bere. Ok, quindi questo è pronto. Adesso sono quasi pronto a versare anche il prossimo. Ecco. In questo modo. Ok. Intanto nel frattempo qua sento già diversi aromi, voi purtroppo in video non riuscite a sentirli come me, ma sono parecchio intensi e inizio già a sentirmi, diciamo, in mezzo a un prato bello rigoglioso in primavera, perché tutti questi aromi vegetali che fra poco andiamo ad approfondire, appunto, sono belli intensi, mi arrivano sia dalle tazzine che dalle teiere che. Sì, comunque è davvero molto intenso come aroma. Adesso aspettiamo un attimo anche per il nostro ultimo tè, per il bancha. Ok. Intanto vabbè, potrete, dopo magari lasciamo solo le tazzine in vetro così che si possano vedere meglio. Allora, due. Ok.
E adesso vado a prepararmi a versare anche l'ultimo tè. Ecco qua, perfetto. Adesso abbiamo i nostri tre tè pronti e siamo anche noi pronti per andare a degustarli. Metto da parte un attimo anche questa. Ecco, qui appunto si riescono a vedere i colori di tutti e tre i tè. Allora, iniziamo vedendo. Allora, qua dal mio punto di vista riesco a notare che da questa parte lo Shincha ha un colore abbastanza intenso, acceso, con delle sfumature comunque di giallo ed è proprio abbastanza ricco, sembra diciamo quasi anche un po' abbastanza torbido, se vogliamo, l'infuso, non per via dei pezzettini di foglie, ma ha perso un po' di trasparenza. Questo effetto si riesce a vedere ancora di più nel Sencha, che però rispetto allo Shincha ha delle diciamo tonalità più di verde nella sua colorazione anche, e infine nel Bancha si ha un colore un po' più tenue, sempre che riprende un pochettino una colorazione un po' più giallognola, però vedo da qua essere un po' più scarico rispetto allo Shincha, e quindi questo potrà già anche darmi qualche indizio in più sul sapore. Adesso quindi che abbiamo visto anche i colori, possiamo andare finalmente a degustare i nostri tè. Innanzitutto vi ricordo che vabbè, queste tre gradazioni, diciamo, di tè verde giapponese le potete trovare sul nostro sito, potete trovarne anche di diverse tipologie. Abbiamo infatti diverse tipologie di Sencha, quindi potete un po' sperimentare anche voi. Ovviamente queste tre varietà non vengono tutte dallo stesso giardino, nel senso che il Bancha arriva da un certo produttore, mentre il Sencha da un altro, e non abbiamo, diciamo, cioè, come vi accennavo prima, spesso i produttori non fanno tutti sia Shincha che Sencha che Bancha, magari si concentrano più su uno di questi, lasciando invece appunto lasciando fare ad altri le altre gradazioni di tè verde e niente, quindi adesso vado appunto a provarli. Un'altra precisazione importante, comunque, sempre parlando di tè verdi dal Giappone, sono tutti biologici, tutti hanno standard molto alti e sono davvero ben curati le piantagioni da cui arrivano questi tè. Allora, parto con lo Shincha. Allora, carico, molto 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 denso di sapori. Riesco come prima cosa a sentire, diciamo, allora sento un lieve accenno di sapore vegetale che poi viene subito rimpiazzato da una forte forte dolcezza. Una dolcezza tipo da piselli verdi, novelli, proprio molto giovani e belli concentrati, quindi una dolcezza che mi ricorda un qualcosa di più proteico, se vogliamo, qualcosa di appunto che va più sui legumi rispetto che un vegetale, magari un'erba che si può trovare in dei prati o dei campi. E appunto questo sapore, sì, wow, adesso si è diffuso davvero su tutto il palato e soprattutto rimane molto anche nel retrogusto, questa forte dolcezza, e c'è anche un senso di diciamo di umami, che è quel tipo di sapore appunto, sapore non sapore, diciamo, coniato appunto dai giapponesi, che aiuta un po' quel sapore di legumi, quindi va lì ad aggiungere ulteriore sapidità e mi risulta quindi un tè dal profilo di sapore molto ricco.
Vado adesso a provare il Sencha. Ok, questo tè rispetto allo Sincha è invece va molto più sulla parte vegetale, quindi riesco a sentire molto di più sapori vegetali, di erbe, appunto vegetali cotti al vapore, quindi magari uno spinacio, un vegetale di questo tipo. Vi è quindi meno quella componente sapida, dolce, di leguminosa che c'era nello Shincha, e vi è una maggiore insistenza sul profilo vegetale. Riesco a rintracciare un po' più di erbe, e nel retrogusto non ho quella punta, diciamo, dolce, intensa che c'era nello Shincha, ma ho più un senso di generale freschezza che è davvero molto gradevole. Però, appunto, ecco, il passaggio tra questi due è che qui sia più dolcezza, mentre qua si insiste un po' di più sul profilo vegetale. Vado infine a provare il Bancha, l'ultimo tè. Ok, allora qua ancora siamo sulla parte un po' più vegetale. Diciamo che qui il vegetale è ancora un po' più, è un pochino più secco, va a prendere alcune sfumature di sapore un po' più da fieno, un vegetale un po' più fibroso di quelli che hanno magari una costa bianca, quindi penso ad alcuni tipi di bietole e vegetali di questo tipo. Sempre si sta parlando di vegetali comunque che sono magari stati cotti al vapore, e diciamo che c'è comunque della dolcezza, anche se appunto qui è molto più inglobata e organica, con la parte vegetale. E devo dire che comunque anche lui dà un buon senso di pienezza al palato, quindi dal sapore intenso e non assente, nonostante, come vi spiegavo prima, questo è uno degli ultimi raccolti che viene fatto in Giappone. Quindi abbiamo fatto questa panoramica, avete un po' sentito quali sono le mie impressioni di sapore su questi tre tè, che variano molto, nonostante si stia parlando anche delle stesse tecniche di lavorazione, ma a diverso raccolto. E niente, quindi invito anche voi magari a provare a fare questo esperimento, così per capire attraverso il gusto un po' di più il mondo del tè, e se avete impressioni anche voi a riguardo, avete provato a casa, eccetera, potete farmelo sapere nei commenti qua sotto, dove poi vi potrò rispondere, si potrà discutere ancora un po' su questo argomento. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!